Oggi parliamo insieme amici di calcio. Bene, il quadro sugli ottavi di finale della UEFA Champions League il dado è tratto. Abbiamo tutte le squadre che si affronteranno ai quarti di finale. Quindi fuori Juve e Napoli al nostro malgrado, poi ovviamente per il discorso Juve, penso chi più chi meno avete sentito le notizie della società della Juventus che ha sollevato Maurizio Sarri dall'incarico di allenatore della squadra e non so se è reso ufficiale, ma si parla di Andrea Pirlo come passaggio diretto anziché di allenare la Serie C, l'Under 23, ma di allenare la prima squadra, quindi la Juve di Serie A. Ma detto questo, andiamo a dare un resoconto in ordine cronologico di tutti i risultati degli ottavi di finale. Tottenham-Lipsia 0-1-0-3, Atletico Madrid-Liverpool 1-0, 3-2, Atalanta-Valencia 4-1-4-3, Dortmund-Paris-Saint-Germain 2-1-0-2, Real Madrid-Manchester City 1-2-1-2, Lione Juventus 1-0, 1-2, Napoli-Barcellona 1-1, 1-3, Chelsea-Bayern 0-3, 1-4. Quindi i quarti di finale saranno Lipsia contro Atletico Madrid che si giocherà il 13 agosto. Atalanta Paris-Saint-Germain che si giocherà il 12. Manchester City Lione il 15 e Barcellona Bayern Monaco il 14. Ovviamente queste che saranno a formula davvero innovativa, gare secche perché diciamo questo Covid ha cambiato un po' tutto per quanto riguarda il calcio, visto che stiamo parlando di calcio. Questo è un quadro un po' sulla Champions. L'Europa League, sappiamo, al momento l'unica squadra italiana che è rimasta in lotta per tentare il passaggio alla finalissima in Germania è l'Inter che affronterà il Leverkusen. Quindi, niente da fare, abbiamo detto, la Champions Juve e Napoli fuori, l'Europa League, la Roma, insomma, anche lei. Siamo aggrappati, noi italiani amanti del calcio, all'Atalanta, che avrà una sfida davvero molto abbastanza provante sotto tutti i punti di vista, è l'Inter che insomma deve cercare un po' di provarci con tutte le sue forze. Bene, io ringrazio tutti. Inoltre ricordo che dopo aver caricato questo video, sia questo video che quello di ieri, un po' sfogo, sempre in maniera però cordiale, su un episodio davvero increscioso che a me non è affatto piaciuto a SmackDown, che lo metterò come storia sul mio profilo Facebook. Grazie a voi tutti, buon pranzo perché ci siamo, sono quasi le 13, buona domenica e alla prossima, ciao!